Alle nostre spalle, inquadrato dalla Camera di Marcello Sani, il Palazzo del Podestà, dove si è da poco conclusa la presentazione del programma di Natale della Comune di Montevarchi, programma che andrà dal prossimo 3 dicembre fino all'8 gennaio, tantissime le iniziative di quest'anno che si intitoleranno Varchi di Natale, questo appunto il titolo che l'amministrazione comunale ha dato al programma di quest'anno, tra l'altro l'albero, la piazza Varchi è ancora vuota, ma l'albero di Natale verrà acceso esattamente domenica 4 dicembre alle 17:30. Andiamo a sentire. Un cartellone ricco, fatto in grande sinergia, devo ringraziare innanzitutto il CCN, la Proloco, il Politeama, la Commissione Pari Opportunità, quindi c'è stato un gioco di squadra sempre più largo per cercare di regalare un Natale che sia comunque piacevole, divertente, nonostante il momento storico, come sappiamo tutti, complicato per tutti, e compreso per gli enti pubblici, quindi con un'attenzione in più al risparmio, e questo va detto. Abbiamo però cercato di rispettare il diritto dei nostri cittadini, non solo dei bambini, dei più piccoli, ma anche degli adulti, di avere comunque un Natale illuminato, non con grandi investimenti, ma che permettesse di avere comunque un periodo piacevole e che sapesse di Natale, perché è proprio nei momenti un po' più difficili per tutti che si ha bisogno, almeno in questo momento dell'anno, di avere un'atmosfera gioiosa. È un Natale ricco di eventi, è un Natale che avrà il suo allestimento partendo dalla Via Roma, dove riproporremo la galleria che abbiamo proposto l'anno scorso, l'albero di Natale a LED in Piazza Varchi, le luminarie nei vari quartieri e nelle frazioni, e poi un calendario denso, veramente denso e ricco di appuntamenti per i bambini, per le famiglie, tanti momenti, cultura, eventi, spettacoli, per cui veramente un Natale interessante. Allora, è stata una bellissima sinergia in collaborazione con il Comune, l'assessorato e la Proloco, è venuto fuori un bellissimo cartellone, nella semplicità e nella difficoltà anche dei momenti, veramente, come si dice, si tira fuori il genio. Quindi un bellissimo cartellone, principalmente rivolto ai bambini, alle famiglie, con naturalmente tutti i negozi aperti, le attività di somministrazione, tanta festa per le strade, tantissimi mercatini. Allora, il nostro apporto in questa manifestazione, come ormai è consuetudine quest'anno, è stato l'allestimento dei vicoli di Montevarchi con degli addobbi a tema, curati dai nostri volontari, e in particolar modo ci siamo concentrati sull'11 dicembre, la calata di Babbo Natale, in collaborazione con Centro Commerciale Naturale e con l'appoggio della pubblica amministrazione. E devo dire, è stata una collaborazione piacevole, divertente, all'insegna della condivisione.